Gloria, buongiorno, Ciao, ben ritrovata. beh, ti Gloria, sto bene. quando mi vede arrivare scappa. Dice, Sì, no, è ti vedo arrivato. dal vetro. Via, 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 via. Allora, Gloria, è un sacco di moto interessanti, usate. Poi magari se vuoi diamo anche un'occhiata al reparto Sì, dove ci sono tutti gli altri marchi, così prima di certo. Ecma, secondo me è carino che tu faccia vedere comunque quante Bravo. proposte ci sono, poi a Ecma presenteremo le novità. Esatto, Sì? esattamente. Da dove Vanno? partiamo? Dai gigantoni? Sì, partiamo da quelle grosse, dai. Allora, e grosso inteso, guardate la Beh, stanza, cavoli, sì. grosso, grosso tutto qua. Allora, BMW R1200 GS versione Adventure, è un aprile 2010, 74.000 km, tris di borse, faretti tubolare, inutile che ve la racconto C'è perché di si tutto di vede, più. bravo, esatto, di tutto e di più, siamo a 8.900 euro. BMW R1200 GS, omaggio 2005, 114.000 km, quindi ha fatto il rodaggio, ragazzi, perché per un BMW ha fatto praticamente il rodaggio. Qui invece abbiamo il kit unit garage e lo scarico come accessori, siamo a 9.500 euro più passaggio. Triumph Tiger 1215 Explorer XCX, è 11 dicembre 2017, anche qui tris borse aggiunto, siamo a 10.700 euro. Suzuki GSXS 1000 GT, aprile 2022, 20.700 km, borse laterali anche in questo caso, siamo a 12.200 euro. Tiger 850 Sport, novembre 2021, 22.000 km, siamo a 9.500 euro. Harley Pan America S1250, settembre 21 a 3.167 km, quindi praticamente veicolo si può dire nuovo. In questo caso il vecchio proprietario ha fatto mettere la batteria al litio, siamo a 16.900 euro. Kawasaki Versys 1000 SE Tourer Plus, versione con ABS, è un dicembre 2019. Borse laterali e portapacchi per bauletto Givi, si vede la piastra, siamo a 11.300 euro. Doppietta di V85, Moto Guzzi V85 TT, marzo 2021, 11.000 km, borse, deflettore del parabrezza, paramotore e cavalletto centrale, in questo caso siamo a 10.500 euro. La sorella è un pochino più vecchia, è un febbraio 2020, 11.000 km, cavalletto centrale solo invece questo, in questo caso come accessori, 9.700 euro. MV Turismo Veloce, un aprile 2017, 33.000 km, in questo caso abbiamo manopole riscaldate, il quick e le borse, siamo a 9.900 euro. Kawasaki Z1000 SX Tourer ABS, è un giugno 2019, 7.200 euro, anche qui compresa delle borse laterali, siamo a 10.300 euro. Andiamo mondo KTM, 1290 Super Adventure versione R, un febbraio 18, 42.000 km, kit touring incluso, anche in questo caso si vedono i telaietti e la piastra per il bauletto, siamo a 12.900 euro. 1290 Super Duke GT ABS, è un settembre 18, 23.000 km, 11.500 euro. Duke 790 BS, luglio 2020, 13.600 km, tech pack come accessori inclusi, siamo a 7.900 euro. Duke 890R, la versione Mai 21 in questo caso, appunto è un giugno 21, 7.900 km e siamo a 9.800 euro. Suzuki V-Strom 650, settembre 21, 8.900 km. Qui abbiamo il paramotore e il cavalletto centrale come accessori e le borsette laterali. Siamo a 8.100 euro più passaggio. Stelvio, storica, Moto Guzzi Stelvio 1200 ABS, è la versione di aprile 2010, a 18.900 km, bauletto incluso, siamo a 5.800 euro. Sempre casa Guzzi, V7 versione 3 ABS,
È un settembre 21, 9.000 km, siamo a 7.900 euro e ha incluso il portapacchi posteriore. Guarda che qua è caduto il cartello. Scrambler Ducati 800, la Desert Slit, siamo a febbraio del 2020, 7.900 km e siamo a 9.000 euro. Triumph Street Triple RBS, un aprile 2013, 41.000 km. Scarico SC, specchietti, fari e le manopole sono state modificate, siamo a 8.000 euro. Triumph Street Scrambler 900, è un maggio 17, 3.500 km, borsa laterale in pelle e siamo a 8.400 euro. Triumph Trident 6,60, un agosto 2022, quindi praticamente nuova, sono 2.600 km, abbiamo il cupolino, 7.400 euro e garanzia casa madre ancora fino al 24. Sorellina, sempre Trident 6,60, questo caso versione depotenziata, quindi a 35 kW per patente A2. È un 2022, 4.300 km, siamo a 7.000 euro, anche lei con garanzia casa madre. Kawasaki V800, aprile 2011, 27.000 km, a 6.000 euro. Royal Continental GT 6,50 BS, è un maggio 2020, 4.000 km, 4.500 euro. Lei praticamente è nuova, perché se vi dico i chilometri non ci credete che sono zero. Non ne ha, esatto. È una Classic 350 BS dell'aprile 22, appunto 0 km. Versione cromata, è stato aggiunto il cupolino, siamo a 5.100 euro. Rimanendo casa Royal, Meteor 350 versione Stellar, è un aprile 22, 5.000 km, ha in più la borsa laterale destra e siamo a 3.800 euro. La sorella di cilindrata, ossia l'Hunter 350, è un giugno 2023 a 705 km e siamo a 3.800 euro, anche lei chiaramente con garanzia casa madre. Abbiamo le due Husqvarna Wittpilen, che sono quelle che mi prendi sempre in giro, non so dirlo, 401 BS, è un marzo 2019, 7.400 km, a 3.800 euro, quella bianca che state vedendo adesso. Sempre del 2021, in questo caso, è un 10.000 km e siamo a 4.500 euro, quella grigia. Sono tutti e due 400, vero? Sì, sì, okay, sì, entrambe. Mesh Cafe Racer 125 di maggio 2017, sono 1.700 km a 2.300 euro. Ci spostiamo un attimino di qua, che è in mezzo, che è appena arrivata, poverina. Himalayan 410, luglio 2022, 5.800 km, ha il tris borse e il paramotore, 4.400 euro. Gran moto, gran moto. Andiamo di scooter? Vamos de scooter! Allora, 50, Liberty 50, 3 valvole. Marzo 22, 12.000 km, parabrezza e piastra per il bauletto Givi, 1.900 euro. L'unico elettrico che al momento abbiamo come usato è il New, è la versione 70 km orari, quindi paragonabile a un 125 sostanzialmente. È un novembre 21, 5.400 km, parabrezza incluso, siamo a 2.900 euro. Kimco People One 150 versione ABS, settembre 19, 13.000 km, parabrezza e bauletto come si vedono inclusi, 2.600 euro. Vespa Primavera 150, giugno 2021 a 1.400 km, quindi anche lei praticamente nuova. Cavalletto laterale, portapacchi anteriore e posteriore, cupolino, chi ne ha più ne metta, siamo a 4.800 euro. Posso dirti una cosa? Dica. Perché io sono vecchio. Adesso sentire che negli accessori c'è il cavalletto, questa sì. Ma anche nelle moto, ma c'è anche il cavalletto centrale come accessorio. Ma cazzo, ma una volta il cavalletto c'era. E qui c'è anche quello laterale come esatto. Accessore. Scusami, ci pensiamo ancora da quella moto là in cui mi hai detto che c'era anche il cavalletto, fantastico. Sai com'è? Scusami, ma sono vecchio.
Kiunco Agility R16 150, ottobre 18, 31.000 km, parabrezza e bauletto come li vedete, 1.900 euro. KL Motorcycle Brera X 300, novembre 22, 2.800 km, 4.900 euro. Anche qui garanzia ufficiale fino a novembre 24. Beverly Sport Tourer 3,5, novembre 2012, 25.000 km, cupolino incluso, 2.800 euro. Fratello minore, Beverly 300, luglio 2020, 15.000 km, anche lui cupolino e piastra per bauletto Givi, siamo a 3.900 euro. Piaggio MP3 350, è un aprile 2019, 10.000 km. Parabrezza e termoscudo della Tucano Urbano, siamo a 7.200 euro. Kimco Agility 300 Nodoe, ossia quello che ha il sistema di Bluetooth con il quale collegate il telefono e vedete nello schermo centrale il navigatore. Ottobre 2021, 27.000 km, 3.900 euro. Kimco Exciting S400 ABS, è un gennaio 2021, 13.000 km, 5.300 euro. T-Max 560, giugno 2022, 10.700 km, 11.800 euro. Suzuki Burman 6,50, versione Executive, quindi quello un pochino più bellino. Siamo a marzo 2015, 35.000 km, qui è stato aggiunto in più il bauletto posteriore, siamo a 5.200 euro. Torniamo a moto perché abbiamo due file, quindi Honda Hornet, un aprile 2011, 36.000 km, 4.900 euro. Sorella maggiore, il CB750 Hornet ABS, questa ragazzi ha... È un ottobre 23 e ha ben 209 km. È un po' chilometrata, si vede. Questo esatto, è un po' usurata. Vabbè, presentiamola lo stesso. praticamente nuova, siamo a 7.290 euro. Aprilia Tuono 6,60, febbraio 22, 10.000 km. Qui abbiamo il vecchio cliente, il vecchio proprietario ha messo il portatarga della Litec e siamo a 8.800 km. 8.800 euro, ok. Allora. Sì, che euro, scusatemi. Ducati Street Fighter 2012, 9.400 km, anche qui pedane, cupolino, paramotore, quindi un po' di accessori da vedere, siamo a 7.500 euro. MT-09 senza ABS in questo caso, è un maggio 2016, 76.000 km, anche qui cupolino, il mono bitubo, abbiamo le borse laterali, quindi anche qui qualche accessorio aggiunto, 4.800 euro. Kawasaki Z900 ABS, un giugno 19, 19.000 km, scarico, cupolino, portapacchi posteriore, quindi anche qui un po' di accessori sono stati montati al vecchio proprietario, siamo a 7.200 euro. Yamaha XS700, anche lei versione depotenziata, quindi sempre a 35 kW per patente A2, è un maggio 18, 2600 km, 6900 euro. Brutale R990, gennaio 2009, 12.000 km a 6900 euro. Non è che ti faccio spostare. Ducati Monster 696 versione Plus, è un luglio 2008, 37.000 km. Qui abbiamo in più lo scarico parafango in carbonio e le pedane e anche le frecce sono state sostituite a 4.800 euro. Ritorniamo un po' ai mammut. Ai gigantoni. Esatto. BMW R1200 GS, è un settembre 2016, 19.000 km. Tris di pacchetti, borse, scudo, anche qui un sacco di accessori inclusi e siamo a 14.500 euro. Questa so che ti piace. Beh, è tu sai che essendo vecchio amo le cose. Un R65 del 1983 con solamente 68.000 km, chiaramente borse incluse come le vedete, siamo a 4.600 euro. Questa Tiger, se vedi, c'ha sui bigliettini, quindi vuol dire che l'abbiamo avuta ieri. Assegnata.
Triumph Tiger 800 ABS, un giugno 2014, 37.000 km e siamo a 7.000 euro. Moto Guzzi, Nevada 700 versione Classic, luglio 2010, 40.000 km, siamo a 4.200 euro. La sorella maggiore, California 1400 di agosto 2016, 15.000 km, anche qui vari accessori inclusi, tra cui schienalino, borse, eccetera, 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 siamo a 13.500 euro. Ultima, ma non ultima, Yamaha XVS 250 Dragstar, siamo a un giugno 2002, 18.000 km, borse laterali, schienalino, anche lei, diciamo qualche accessorio incluso, 2.800 euro. Ho detto ultima ma non ultima perché vedete anche l'Harley rossa a fianco, ma che è stata impegnata. Ok, va bene. Anche lei. Facciamo un saltino qui nel uno dei grandi reparti dedicato alle moto nuove. Assolutamente. Gloria, perché questa è la magia di Pogliani, radunare tantissimi marchi in un salone, esatto, straordinario. Marca, moto, scooter, abbiamo più di una decina di marchi, ripeto, sia di nuovo e poi il multimarca sempre dell'usato che vi ho appena fatto vedere, nello specifico Moto Guzzi, Aprilia, il gruppo Piaggio, quindi con Vespa e Piaggio Scooter, Fantic, Brixton, Benelli, Kimco, Sim, aspetta che me li dimentico, Beta, QJ qui che vedete dietro di me, quindi veramente abbiamo sostanzialmente di tutto e di più. A breve andremo in EICMA, ci vediamo. Certo, ahimè, per vedere tutte le novità che saranno tante. Esatto, no? Ci saranno esattamente un po' di novità, alcune secondo me che sull'anno prossimo andremo ad avere delle belle chicche, bravo, esatto. Quindi sicuramente vi dico, questo è quello che vedete al momento. Io il consiglio che dico sempre è di venire qui, di chiamare, di portarci eventualmente anche l'usato, facciamo anche tutto un servizio di, a parte permuta, eventuale demolizione per esportazione, ormai ve lo dico da, sarete stanchi, però ve lo ripeto, il discorso di conto vendita, quindi a costo zero, venite qui, ci portate il vostro veicolo, noi ve lo inserzioniamo, lo esponiamo, lo trattiamo noi, quindi voi non farete altro che una volta lo vendiamo, venite qui, firmate e il prezzo pattuito durante il conto, diciamo la messa in carico del veicolo, andiamo a farvi bonifico e pagamento. Quindi sotto quell'aspetto, ripeto, per voi questione di rischio zero e anche sbattimento zero. Bravissimo, esatto, esatto. Trattiamo noi col cliente, facciamo tutto noi, quindi su quello voi parlerete con noi direttamente. Perfetto. Come vendita vi ricordo siamo sempre in ufficio, io, Maurizio, Luigi, detto Gigi, Emanuele. Là, sono dentro, esatto, là, quando arrivate in ufficio, da lì, arrivate lì e poi accedete a sala. Ci trovate sempre, quasi tutti sempre in ufficio, quindi tranquillamente, la cosa dico sempre è venite qui, che è la cosa essenziale. Fantastico, Gloria, grazie mille, ci vediamo in EICMA o anche prima. Grazie ancora, da Pogliani è tutto, ciao Gloria.